Da poche ore è uscito Assassin's Creed Mirage e in rete trovate le recensioni appunto su questo gioco. Spoiler, è un gioco decente, non è secondo me eccellente in nessuna parte appunto di questo gioco, e appunto le recensioni online dei critici confermano questa cosa. Quando tu hai un gioco che ha un voto sul 7, 8 e qualche 9 sparso, è un gioco buono. Tutto qui, nient'altro da dire. Però chi mi conosce sa che io ci sono stato dietro questo franchise per tantissimo tempo. Diciamo fino all'uscita di Assassin's Creed Valhalla. Cioè quello è stato l'ultimo gioco che... O meglio, è stato il primo gioco che non ho seguito attivamente. Però fino ad Assassin's Creed Odyssey e tutti i suoi DLC gli sono sempre stato dietro. Ora, perché vi parlo di Assassin's Creed Mirage? Io ovviamente il gioco non l'ho giocato, nonostante ho visto una marea di anteprime, trailer, interviste agli sviluppatori e quant'altro. Però vi voglio parlare di queste recensioni, ma non tanto appunto delle recensioni di per sé, ma delle opinioni di alcune persone in rete, o quantomeno dei fan di vecchia data del franchise, che ancora sono legati adesso, incredibilmente. Perché quello che io vedo ogni volta che esce un capitolo di Assassin's Creed è che magicamente il nuovo capitolo è il migliore gioco della saga. Tutto quello che è uscito prima non conta più nulla. L'ultimo gioco disponibile a prezzo di base è sicuramente il migliore gioco mai visto prima. Spoiler, non è assolutamente così. Però se vi andate a leggere le opinioni appunto dei grandissimi fan di questo franchise, ogni volta c'è sempre la stessa identica cosa. Infatti vi faccio vedere questo tweet di una delle persone che segue appunto Assassin's Creed, che va a scrivere qua: è il miglior Assassin's Creed che ho giocato da Revelation. Cioè, Dio mio, andiamoci con calma, stiamo parlando di un gioco, Assassin's Creed Mirage, che sicuramente sarà bello, non è che ti dico che sarà un brutto gioco, ma doveva essere un DLC di Assassin's Creed Valhalla, che poi l'hanno estrapolato per dare più tempo di sviluppo ai prossimi giochi del franchise e farci appunto un gioco dedicato. Che questo di per sé non è un problema, addirittura Assassin's Creed Revelation non doveva nemmeno esistere, è stato un gioco che è stato sviluppato nel corso di 6 mesi per dare appunto più tempo ad Assassin's Creed 3 di quel periodo. Però appunto ogni volta io vedo sempre lo stesso discorso. Come cavolo è possibile che questi fan devono sempre dire che l'ultimo gioco uscito è il migliore? E qua vi faccio vedere anche questa recensione di per sé, perché appunto una cosa sono le opinioni dei fan e ci ritorneremo a breve, ma un'altra cosa sono le recensioni, perché anche qua ho visto delle robe che, permettimi, mi hanno fatto morire dalle risate. Una su tutti questa qua di IGN, dove ti va a dire che nonostante sia un gioco dove la parte narrativa non ha così tanta enfasi, o quantomeno non è fatta così tanto bene, e la progressione all'interno della storia, pure questa non è che sia così tanto eccellente, gli hanno dato un 8. Allora, io già qui parto un pochino di parte, lo so che la gente mi dirà questo, ma come cavolo fai ad avere un gioco dove la narrazione è la parte principale appunto dell'offerta videoludica, oltre a tutto il lato del gameplay, e mi vai a dire la trama non è curata, la progressione all'interno della storia non è fatta così tanto bene, voto 8. Per quale motivo? Ora, non ti dico che meritava un 7,5, insomma, quelle robe lì, però mi sembra appunto strano, o meglio, mi fa abbastanza ridere che quello che dovrebbe essere un franchise narrativo, di narrazione ha poco o nulla. E infatti qua l'ho scritto, insomma, con questo commento che appunto ha ricevuto un 8. Ma su di questo voglio tornare appunto sui pareri della community, perché qua ho visto quest'altro post di quest'altra persona che si chiama Amir, che va a dire essenzialmente i recensori di... i vari giornalisti non hanno capito nelle loro recensioni qual è il focus di questo gioco e le uniche persone che possono recensirlo sono i veri fan, che sono gli unici che possono criticare perché seguono il franchise da tanto tempo. No, non è assolutamente vera sta roba, perché un critico, permettimi, deve recensire il prodotto per tutto quello che ha da offrire. Non è che se tu segui il franchise da 15 anni o più, allora questo ti mette in condizione di poter dire qualcosina di più
o quantomeno che la tua opinione vale appunto di più rispetto a quella di un critico? Assolutamente no. Sicuramente avrai un punto di vista particolare, ma se non vieni pagato per fare le recensioni, evidentemente ci sarà un motivo. Ma a parte questo, mi fa abbastanza ridere il fatto che lui va a citare tutti gli OG fans, ovvero i fan della saga fin dall'inizio, che appunto posso capire fino a un certo punto, ma se seguite il franchise, o meglio, se avete seguito il franchise di Assassin's Creed o qualsiasi roba prodotta da Ubisoft negli ultimi anni, vi sarete resi conto che loro non sono assolutamente in grado di portare avanti un franchise o quantomeno di costruire una fanbase in grado di supportarlo nel corso degli anni. Perché cosa si è visto nel corso di tutti questi anni che sono usciti i capitoli di Assassin's Creed? Che man mano si creavano diverse community, fanbase e tutto il resto, che supportavano le uscite di questi giochi, creando anche degli ottimi contenuti. E ti ripeto, alcune di queste sono attive, ma la particolarità di queste community è che nessuna di esse era attiva, come faccio notare anche all'interno di questo tweet, durante l'era nel quale, insomma, c'erano i capitoli di Assassin's Creed che sono stati apprezzati di più dal pubblico, ovvero da Assassin's Creed 1, anche se più Assassin's Creed 2, fino ad Assassin's Creed Revelation / Assassin's Creed 3. Quello, diciamo, che è stato il peak, ovvero il momento in cui il franchise ha veramente spopolato a più non posso. E perché questo appunto è particolare? Perché le community che c'erano in quel periodo man mano sono andate a distruggersi nel corso del tempo. Per quale motivo? Perché Ubisoft non ha mai dato quel qualcosa che poteva dare, o meglio, che poteva convincere le persone a continuare a supportare il gioco. Ovvero che cosa? Che se tu hai un franchise narrativo dove il tuo focus dovrebbe essere quello di raccontare una storia, seppur questa sia una storia standalone o quantomeno una storia che dovrebbe andare avanti nel corso di diversi capitoli, ecco, se tu non fai né uno né l'altro, la gente smette di avere interesse. Cioè, qual è la cosa principale del tuo franchise? Che ogni capitolo è diverso dall'altro, che mi vai a raccontare tutta la bella storiella della rappresentazione, anche perché qual è la cosa principale di questo Assassin's Creed Mirage? E che appunto ma è ambientato in una regione quantomeno insomma asiatica, comunque del orientale, e quindi ti dicono sì, ma c'è la rappresentazione e tutto il resto. Ho capito, ma la rappresentazione arriva fino a un certo punto. Cioè, ti ripeto, tu devi offrirmi un'esperienza narrativa. Non me ne frega nulla che l'assassino di turno sia cinese, coreano, africano, asiatico, che ne so, italiano e tutto il resto. Cioè, io vado oltre questo. Sicuramente mi fa piacere che, per esempio, il capitolo più seguito di Assassin's Creed è sempre stato quello con Ezio Auditore, che è un italiano, ma ti ripeto, io vado oltre. Cioè, a me quello che interessa è la storia, il gameplay, la trama e tutto il resto. Quindi, appunto, ci sono tutte queste persone che ti vanno a dire sì, ma appunto la rappresentazione è importante, o quantomeno siamo noi veri fan che possiamo dire la nostra. Andiamoci con calma qua, anche perché, come fa notare appunto questa persona qui, una delle parti importanti di questo gioco, che appunto potete acquistare in rete, gente, è che dovrebbe richiamare quello che è la formula vecchia di Assassin's Creed, ovvero quegli Assassin's Creed che non erano così tanto RPG e tu avevi un'esperienza quantomeno più normale, più tranquilla, no? Ecco, io qua ti dico, e ti ripeto, l'ho scritto anche all'interno di questi tweet, cioè, quindi tu praticamente mi stai dicendo, facciamo un ragionamento, che tu vai a comprare questo gioco perché ti dà le stesse vibes, gli stessi feels, o quantomeno la stessa esperienza di gioco che ti davano i primi Assassin's Creed. Cioè, tu questo mi stai dicendo. Cioè, tu paghi 80 euro un gioco per essenzialmente andare a rigiocare, tra virgolette, quello che potevi giocare 10-12 anni fa. È una cosa sensata questa? Assolutamente no. Se io pago 80 euro oggi per comprarmi un gioco nuovo, molto probabilmente voglio un gioco nuovo, che poi che richiama appunto i vecchi capitoli, ben venga. Assolutamente è una cosa positiva. Dovrebbero farlo tutti, ma quello è un altro discorso, appunto, per quanto riguarda il franchise di Assassin's Creed. Ma appunto, se l'unica cosa positiva che tu dovresti dire su questo gioco, quantomeno che dovrebbe convincere le persone a comprarlo, è simile ai vecchi, io non li pago 80 euro, non me ne frega nulla, vado a riscaricarmi i vecchi e mi gioco quelli, dove tra l'altro la trama è anche un pochino più coesa. Quindi appunto mi ha fatto veramente ridere tutto sto discorso sul fatto che appunto dovremmo essere grati a Ubisoft di queste uscite, o quantomeno che solamente i veri fan possono fare delle critiche in tutto ciò.
E qua voglio far vedere anche un altro tweet, dove appunto c'è quest'altra persona che ti va a dire ma Assassin's Creed Mirage è uno dei giochi un pochino più onesti anche per quanto riguarda il marketing, perché non hanno mai promesso la luna e ti hanno offerto semplicemente quello che si è visto. Ok, questa dovrebbe essere una novità. Cioè, che tu vai a marchettare un qualcosa e mi vendi quel qualcosa. Incredibile. Cioè, veramente al giorno d'oggi ci meravigliamo delle cose più normali in assoluto. Cose assurde. E poi, oltre a questo, c'è quest'altro tweet che veramente mi ha aperto il cervello, proprio ha fatto un'esplosione, dove ti va a dire, non manda avanti l'universo di Assassin's Creed, e sicuramente non è un'uscita così tanto importante dal punto di vista narrativo, perché non va ad offrire chissà che cosa. E io qua ti dico, cioè tu veramente vai a supportare un'uscita di questo tipo? Cioè tu paghi €80 un gioco, dove la trama è secondaria, e oltre a questo dovremmo essere grati di tutto ciò. E poi se ne esce appunto questa persona con un altro tweet, dove appunto ti va a dire in ogni caso questa uscita di Assassin's Creed Mirage mi rendi orgoglioso di seguire il franchise, perché questo gioco è nostro, dei vecchi fan. Cioè, diamoci un pochino con calma. Cioè, tu stai parlando di un gioco che viene venduto da un'azienda che fa i miliardi, se non i triliardi, quindi chiamarlo tuo, ci andrei con calma. Oltre al fatto che, ti ripeto, esaltarsi così tanto per un'uscita che è un una tantum, perché hanno già annunciato diversi mesi fa che i prossimi capitoli di Assassin's Creed saranno sempre RPG, non vedo che cosa ci sia di essere così tanto entusiasti appunto di questo. Ma in tutto ciò voglio tornare un pochino su Genshin, perché giusto per unire i due discorsi, non mi è piaciuto appunto tutto questo modo di porsi nei confronti di un'azienda, ovvero che tu devi essere grato del fatto che l'azienda segue il tuo feedback e quindi va a produrre un qualcosa che piace a te. Te singolo, insomma, te singola community, fanbase o quello che è. E io non condivido questa cosa per il semplice fatto che appunto loro fanno i giochi in base al marketing, in base a quello che loro riescono a vendere. E in ogni caso, permettimi, io non vado a dimenticare tutte le stupidate colossali che hanno fatto nel corso di tutti questi anni. Come ho detto prima, sono stati in grado di killare l'interesse che le persone avevano verso il franchise di Assassin's Creed, non andando mai a pubblicare un qualcosa che poteva essere rilevante dal punto di vista narrativo, perché, spoiler, anche questa fa abbastanza ridere, tu hai un franchise narrativo dove il 99% delle persone non segue la parte narrativa. Questo è veramente una cosa assolutamente unica, se mi permetti, nel mondo videoludico. Oltre al fatto che questo ti va appunto a giustificare dal fatto che, dato che non sei in grado di offrire un'esperienza narrativa degna di nota, allora vai man mano a non pubblicare determinate cose legate ad esse. Quindi tu vedi l'ennesimo gioco che tu puoi comprare dove i riferimenti ai vecchi sono solamente degli easter egg piccolini, e quindi quella che dovrebbe essere la parte narrativa più importante, ovvero quella del presente di Assassin's Creed, viene relegata a robine extra, del quale non frega niente a nessuno, a cominciare dagli sviluppatori. Ma appunto, ti ripeto, a me non mi piace essere il fan sfegatato di Compagnia X. E ti ripeto, ormai la gente lo saprà che io non sono così tanto benevolo nei confronti di Ubisoft, ma se la stessa cosa l'avesse fatta HoYoverse nel corso degli anni, io non sarei qua a parlare di Genshin Impact quasi ogni giorno e farci contenuti su di esso, perché se tu non sei in grado di supportare appunto il gioco dando dei contenuti che piacciono alla tua community e che la community va a seguire con tanto interesse, a me non me ne frega niente che poi dal nulla vai a pubblicare X che magari può anche piacermi. Assolutamente no. Te immagina, no? Voglio fare un esempio così magari la gente mi capisce, che noi abbiamo visto Dynastry nelle prime parti narrative di Genshin, insomma pare che era la patch 1.5 se non ricordo male. Te immagina che l'hai visto là e poi non si è più visto per anni e anni. Ecco, permettimi, non ha senso. Cioè, ci sta che è un personaggio che non si vede tantissimo, ma dato che un interesse della fanbase è anche legato a questo personaggio, ovviamente devi costruirci della trama sopra. Come anche il fatto che, per esempio, la non god si è vista solamente una volta. Ma quello va bene, sarà un personaggio che molto probabilmente tornerà con un motivo veramente molto,
importante all'interno della trama. Però appunto, ti ripeto, tu non puoi ignorare quello che fa la compagnia. Non è che magicamente se fanno la cosa che ti piace vai appunto ad ignorare tutto il resto. E quindi quello che volevo dire in tutto ciò era semplicemente questo, gente. Non supportate compagnie semplicemente perché fanno il vostro giochino preferito. Andate a vedere quello che hanno fatto prima, soprattutto se seguite un franchise da tanto tempo. Cioè, ti ripeto, con Assassin's Creed hanno fatto una marea di cagate nel corso degli anni. E ogni volta stare a vedere che l'ennesima uscita è il miglior gioco del franchise, assolutamente no. Non ti voglio dire che Hover sia la migliore compagnia sulla faccia della terra, ma quantomeno loro ci tengono alla loro community e vanno a supportarla facendo dei contenuti che possono piacere ad essa o quantomeno che vengono visti sempre con tanto interesse. Quindi, insomma, Assassin's Creed Mirage potrebbe essere anche un bellissimo gioco, però da come se ne parla in rete, sinceramente, non mi interessa e non ho alcuna voglia di andare a supportare una release del genere, né tantomeno unirmi al coro dei veri fan perché solo noi possiamo criticare qualcosa, che non è assolutamente sensato.